Ci siamo sentiti e visti in altre occasioni in questi anni ed abbiamo discusso sempre dei Cavenzi e degli sbandieratori in genere. Spesso parlavamo della storia di Cava, dei costumi degli alfieri e degli stemmi delle famiglie della Cava all'epoca aragonese spagnola, del Folk Festival, insieme all'amica e mia collega di lavoro Rosalba Senatore. Poi qualche anno fa venne nel mio ufficio al comune, aprì la porta e mi disse: Medù, buongiorno, hai saputo cosa sta succedendo nell'ente sbandieratori Cavenzi? Era arrabbiata, distrutta da una crisi che il gruppo stava attraversando. Cercai di calmarla, ma niente. Presa dalla rabbia, iniziò a commuoversi e mi trasmise le sue emozioni quando esclamò: non posso immaginare la mia vita senza il gruppo. Io vivo per gli sbandieratori Cavenzi. Mi resi conto che Adriana in quel momento si sentiva soprattutto isolata e aveva difficoltà ad accettare quello che in più occasioni in passato avevo rilevato e fortemente contestato all'associazione. Veniva a priori rifiutato il confronto. I giovani non erano intenzionati ad affrontare le problematiche. Perseguivano il solo scopo di chiudere con il passato per creare una trasformazione. Invece lei era convinta, insieme ai più vecchi, che solo riconoscendo il passato si poteva continuare il viaggio. Dall'esterno dei Cavenzi ha continuato a fare attività per gli sbandieratori, e non solo per i Cavenzi, cercando spesso di eliminare barriere ed ideologismi caratteristici di ogni formazione cittadina. L'anno scorso la incontrai in via Balzico, mi disse che stava combattendo per la sua salute, cercando di andare avanti. La notai più lenta nei movimenti e nelle parole. Mi esternò le sue ultime impressioni in merito alle attività dei gruppi sbandieratori a Cava. Mi fece notare che con le competizioni della Federazione Nazionale Sbandieratore si stavano equiparando ad un'unica scuola le caratteristiche tecnico-sportive, valorizzando queste discipline a discapito della funzione sociale, culturale ed educativa di ciascuno dei 7 gruppi di sbandieratori esistenti sul territorio cittadino, e che bisognava affermare nella coscienza di ognuno di loro la primogenitura del comitato della Sagra Montecastello, che nel 1971 creò il primo gruppo di sbandieratori a Cava. Mi chiedeva di collaborare affinché verificassi questo suo pensiero. Rimasi un po' perplesso, sia perché pensavo che lei stesse esagerando sulla distrazione delle finalità socioculturali ed educative, e sia per il numero delle realtà coinvolte nel discorso. Del fatto poi che fu il Comitato Montecastello a creare la prima formazione nel 1971 degli sbandieratori Comitato Montecastello Cava in città, non ne avevo alcun dubbio, perché confortato da una documentazione storica che da tempo ho in mio possesso. Parlai allora con Francesco Loffredo, un giovane rappresentante del comitato, e mi confermò che era proprio così. La maggior parte dei 7 gruppi di sbandieratori della città, con le attività della Federazione Sbandieratori, avevano acquisito chi più e chi meno, soprattutto finalità tecnico-sportive, conformandosi ad una sola linea guida. Poi non ho più incontrato Adriana ed ho sperato di risentire la sua voce, a volte alzando il telefono per riprendere il discorso. Ed in quest'ultimo periodo, con il ritorno insieme ad altri veterani nell'ente per organizzare di nuovo il Folk Festival, ho sentito la sua mancanza, in quell'ambiente che ci ha visto impegnato gomito a gomito per la causa Cavenzi. Non passerà ancora molto tempo, ma tutto quello che abbiamo programmato sarà portato a termine e sicuramente le sue perplessità saranno discusse e risolte. Sono convinto che sotto un'altra dimensione continuerà ad essere dei nostri, perché adesso più che mai la sua grande famiglia è quella dell'ente sbandieratori Cavenzi. Al momento questo è l'unico ente riconosciuto sul territorio con finalità educativo-culturali, che ha nella sua struttura il corteo storico musici e sbandieratori Cavenzi e l'ASD Giovani Sbandieratori Università della Cava, ciascuna realtà con proprio statuto ed organi sociali. In entrambe continueranno a vivere i suoi ideali, i sacrifici, i successi, e Luigi, Liu e Fabio sono il segno tangibile della continuità. Ora come all'inizio, viaggiamo sulla nostra idea progetto, siamo consapevoli delle nostre potenzialità e certi che quello che insieme abbiamo creato è di tutti e della città di Cava dei Tirreni, senza remore e senza vincoli di diversa natura. Adriana, la grande comunità cavense ti continuerà a volere bene.
Antonio Medulla, presidente Comitato Permanente Organizzazione Festival delle Torri. Rassegna internazionale di musica, danza, arte e folklore. Ente Sbandieratori Cavenzi, città di Cava dei Tirreni. 15 settembre 2015.